sindacati oggi davanti alla prefettura per rivendicare investimenti e una maggiore attenzione al territorio ligure per la rinascita economica della città e della regione dopo il doppio disastro del Ponte Morandi e del maltempo. Esattamente così, partiamo da quello che purtroppo è accaduto con i drammatici risvolti che conosciamo ormai tutti, quindi col crollo del Ponte Morandi che hanno evidenziato e aggravato una situazione che però era già complicata a livello di territorio, complicata per quello che riguarda il lavoro, le attività che vengono svolte, in particolare quelle portuali, le aziende tutte, sia del commercio, il turismo, che comunque dopo quello che è accaduto con le mareggiate nel Tiguglio rischia di avere uno stop anche piuttosto brusco. L'industria che sta perdendo e ha perso negli anni in questa città centinaia di posti di lavoro e siamo tuttora ad affrontare situazioni delicate come quella di Piaggio. Noi abbiamo la necessità doppia a questo punto, uno di affrontare la crisi post crollo del Ponte Morandi, quindi la ricostruzione del ponte, ma è il momento finalmente di fare degli investimenti seri su questa città. Noi diamo un documento al prefetto perché si faccia portavoce con il governo delle richieste che questo territorio vuole fare e di questo territorio ha bisogno. C'è una legge finanziaria che è in discussione, la legge di bilancio è in discussione, dentro quella legge avevano promesso dei fondi e noi speriamo che non ci siano manipolazioni, che quei fondi arrivino per intero e comunque sarebbero pochi e insufficienti. E stiamo lavorando ancora con la logica dei tetti di spesa, questo è un aspetto che ci preoccupa perché sono tutte condizioni che ci portano benefici economici. Per uno o due anni pensiamo che questa città meriti un programma più a lungo termine e degli investimenti veri per portare lavoro, perché noi abbiamo giovani che vanno fuori dai nostri confini per cercare lavoro, stiamo diventando una città dall'età media sempre più alta, una città sempre più piccola per numero di abitanti e una città che è sempre più isolata dall'Italia e dall'Europa. Questo vorrebbe dire gravi difficoltà per il porto, come sappiamo, che ha bisogno invece di essere connesso con le rotte principali di questa nazione, ma soprattutto dell'Europa e del mondo.